Peccato che insomma a quei tempi chissà se torneranno mai più in nessun stadio perché adesso è tutto molto più difficile. E a proposito di Brescia-Verona abbiamo un collegamento da Verona, Luca Castellini, pronto? Ciao, ciao a tutti, Ciao ciao. Luca, buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora Luca, dopo tanti anni torna questa grande attesa per Brescia-Verona. Sì, per come eravamo abituati a viverla negli anni scorsi, ho 36 anni, sembra quasi impossibile che tornino certe situazioni, diciamo, un po' psicologiche e purtroppo un po' meno, come si dice, un po' meno reali, insomma, dato appunto le restrizioni e le difficoltà che ci sono rispetto a diversi anni fa, insomma. Beh, sono attesi, insomma, siete attesi in tanti da Verona. Tu hai un'idea in quanti sarete? Ma credo che i biglietti li ha messi in vendita oggi pomeriggio perché come al solito rallentano un po' la vendita in Certo. queste situazioni per cercare un po' di magari insomma, di far venire un po' meno gente, però credo che non ho idea, insomma, credo che saremo insomma, tra le migliaia di persone, 1.000 o 1.000, 2.000, 1.000, 1.500, una cosa così, non più di questo, credo anche. Ma diventa anche difficoltoso il fatto che abbiano spostato l'orario, perché il venerdì alle 17, non so Verona, Brescia si lavora, presumo anche da voi. Certo, si lavora ovunque, naturalmente è un venerdì prepasquale, quindi diverse aziende sono chiuse e poi credo, spero che insomma, la condizione anche calcistica che stiamo vivendo insomma, sia di agevolazione al fatto che 2 o 3 ore di lavoro uno se le può prendere tranquillamente, senza problemi, e quello in effetti sarà, però naturalmente la volontà di anticipare di 2 ore è chiara insomma, da parte degli addetti ai lavori. Insomma, se giocavamo alle 7, metti che magari 200-300 persone in più sarebbero venute, ma voglio dire, quelli sono i termini. Senti Luca, hanno anticipato la partita, dicono per una questione di ordine pubblico, però noi abbiamo già avuto modo poi di parlarne. Ora in trasferta ci vanno le tifoserie che hanno comunque sottoscritto la tessera del tifoso e per tanto tempo ci ha raccontato che la tessera del tifoso avrebbe risolto tutti i problemi. Questo è il chiaro segnale, uno dei tanti, che la tessera del tifoso comunque non ha raggiunto gli scopi che si era prefissa, voglio dire, è il fallimento della tessera del tifoso Certo, perché... io credo che insomma, noi in particolare, noi veronesi, insomma, in questi ultimi 2 anni, avendo rischiato questa scelta che naturalmente è stata ponderata, è stata contestata da diversi, anche tra di noi, inizialmente, adesso sempre un po' meno perché i risultati un po' si vedono, però è stato naturalmente un rischio. Noi non è che lo sapevamo perché nessuno poteva saperlo, perché c'erano in campo certe situazioni, parlando con gli avvocati, con chi insomma, conosceva nei termini la legge, il provvedimento, che avrebbero causato più problemi a lungo andare per chi avesse sottoscritto la tessera, quindi diffide indiscriminate senza compiere reati, in base ai regolamenti degli stadi e via dicendo. Insomma, non sto a entrare nel merito che sapete sicuramente anche meglio di me. Però la scelta è stata fatta consapevoli che sostanzialmente l'unica cosa che era da fare, da cercare di mantenere, era la presenza sulla strada, Ma... insomma, indipendentemente da tutto. E quindi secondo noi il gioco valeva la candela. Adesso, trovandoci dopo 2 o 3 anni, essendoci trovati davanti a tante situazioni, tipo questa delle 2 ore dopo l'inizio, dei biglietti venduti un po' più tardi, situazioni anche più pesanti, insomma, mi vengono in mente ma tante volte al sud i biglietti venduti all'ultimo momento, a Varese il settore capiente per un tot numero di persone, le altre che avevano la tessera si sono presentate, sono rimaste fuori dallo stadio e poi sono state anche diffidate per nessun motivo. Anche a Vicenza, per esempio, al derby c'erano 600-700 persone senza biglietto che dopo sono state fatte entrare al secondo tempo per motivi di ordine pubblico perché fuori non potevano stare. Quindi insomma la Tutte tessera queste non è situazioni, servita proprio così no, tanto. infatti, io insomma, adesso chiaramente io è come chiedere alle oste se il vino è buono, però Certo, ma io sono nel... convinto tuttora ancora di più. E parlando con qualcuno, in questo caso con voi, perché dopo non è che ho occasione di parlare anche
con altri tifosi spesso e volentieri, però sono contento che siamo stati testimoni, insomma, di questo fallimento reale sul campo Ecco, e della testa del tifoso. tra l'altro Luca, tu prima citavi gli esempi in cui, non so, siete arrivati allo stadio, il settore ospite era piccolo per contenervi e quindi qualcuno provvisto di tessera del tifoso è rimasto fuori. C'è l'esempio di Varese, no? Perché se ne sono dette tante, a Varese insomma sono stati diffidati 7 97 persone, veronesi, 97, sì. però la prima notizia è uscita era che questi 97 si erano presentati senza tessera del tifoso, invece erano tutti No, tesserati. no, erano tutti tesserati. Semplicemente non c'era posto nel settore ospiti. Semplicemente non gli avevano venduto i biglietti perché erano esauriti. Dopo noi abbiamo detto venite via lo stesso perché comunque con la tessera avete il diritto di entrare allo stadio, chiamato Certo. settore E evidentemente, invece non è perché stato questo così. dice, quindi credo che il ricorso sarà anche vinto in questi termini. Però facendo un passo in più, oltre alla situazione di un Varese o di un, anche per esempio sabato scorso a Nocera Inferiore, ma gli stessi Nocerini a Verona, partite che dopo hanno destato Sì. diversi problemi di ordine pubblico evidentemente, mettono un po' le corde lo Stato che ha fatto certe scelte, cioè non poteva evitare che noi andassimo a Nocera evidentemente, era impossibile perché non puoi smentirti così, noi facciamo la tessera del tifoso, abbiamo diritto di andare e quindi, perché crediamo che comunque bisogna il fulcro insomma di un ultra deve essere quello della strada, tutto il resto viene un po' intorno, dobbiamo continuare evidentemente a dimostrare e a dimostrare anche noi stessi che riusciamo a mantenere una certa presenza anche negli anni difficili e questa scelta è stata fatta anche in funzione di esserci in situazioni nelle quali noi non avremmo potuto esserci, perché noi, a differenza magari di altri gruppi, se non avessimo sottoscritto la tessera, saremmo stati a casa 8 volte su 10, nel senso che avremmo avuto anche noi il gruppo di fuoco dei 100-150 che si muove lo stesso, tenta di andare in tribuna, però dopo sarebbe diventata una situazione ingestibile e avresti beccato comunque la repressione, né più né meno, anche di più. E alla fine il gruppo dei 200 diventano 120, i 120 diventano in 80, gli 80 diventano, perché dopo alla fine la borghesia, un po' la comodità e la difficoltà colpisce tutti. E la gente alla fine non va a crearsi i casini ogni sabato per andare magari anche a 300 km, alla fine sta a casa. Ed è quello che tante tifoserie, diciamo di minor peso, diciamo, non, insomma, non storiche come le nostre, hanno subito, se ne sono messa via e vanno solo a vedere la partita in casa, mi sembra. Senti Luca, peraltro volevamo ringraziarvi, insomma, ci ha fatto molto piacere nella partita d'andata in tribuna, è stato esposto uno striscione per Paolo, un fatto quasi Sì, straordinario, no, adesso, Verona. no, 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 non, noi adesso. Noi facciamo certe volte dell'irriverenza, della goliardia, diciamo, estremizzata, un po' un certo tipo di stile, che poi anche, non dico, voglio dire, di cattivo gusto, ecco, sicuramente, però si fa perché uno va incontro a quello che è il bastian contrario. Il Certo, caso che chiaro. naturalmente di Paolo ha colpito tutti noi, non solo perché è successo a Verona, anche perché naturalmente è successo a Verona, ci ha colpito, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto, insomma, ne parlavo ieri con dei ragazzi, ne parlavamo, insomma, che siamo rimasti colpiti, insomma. Quindi è forse l'unico caso nel quale insomma, ci siamo voluti esprimere in un certo modo, nelle altre situazioni saremmo stati magari indifferenti, come succede spesso, però in questo caso l'abbiamo sentita anche un po' nostra, ecco, tutto qua. Sì, infatti alcuni ragazzi di Verona sono anche venuti alla prima udienza Sì, qualche no, mese certo, fa. era dovuto, insomma. Vabbè, Luca, quindi venerdì sarai a Brescia. Per voi è un momento d'oro in tutti i sensi proprio. No, vabbè, insomma, dai, anche io mi sono contento di venire a Brescia dopo tanti anni, insomma, mi fa piacere vivere un certo ambiente che dopo alla fine fondamentalmente conosco anche per certi versi, quindi è una giornata un po' particolare per me. Quello che ci tiene in vita comunque è il mantenere, e sono sicuro che tutti le manterranno, una certa fisionomia, e dopo i tempi andando avanti, adesso questa tessera è anche un po' in difficoltà, un po' in crisi, le scelte si possono fare, cambiare,
Insomma, bisogna resistere sul campo, secondo noi, e dobbiamo cercare di, se non lo facciamo, se non lo fanno gruppi come quei 6-7 che ci sono in Italia che hanno fatto un po' la differenza, non ci possiamo aspettare che lo facciano, insomma, quelli minori, perché dopo quelli minori seguono quelli più importanti, le loro scelte anche. Va bene, Luca, in bocca al lupo per tutto, poi tu hai anche una carriera politica, ora sei Sì, candidato carriera sindaco politica. nella tua città. È la mia passione, ma vuol dire si parla di carriera. Se avessi voluto fare carriera, avrei fatto magari, sarei andato in altre strade politiche come ha fatto tanti. Invece, insomma, sono un po' un idealista, come magari tanti altri, anche all'opposto di me, e quindi si fa politica per passione. Dopo, se naturalmente c'è la possibilità di dire quello che si pensa senza avere dei vincoli e dei capi che ti dicono no, questo non lo puoi dire, bene, se no rimarremo comunque sempre tra il popolo, né più né meno, insomma. Noi ti sentiamo sempre come ultras del Verona, Certo, chiaramente. mi raccomando, che non voglio che sembra che insomma, io sono nato ultras, insomma, quando avevo 16-17 anni e da lì, insomma, alla fine rimango, Va che bene. se ne dica. Va bene, Luca, Va bene? non ti dico in bocca al lupo per venerdì perché capirai Certo. che è più Certo. che vinca il migliore, Ve dai. lo dico a voi, ve lo dico a voi, bocca al lupo, va bene. Crepi. Ok? Ciao Luca, grazie, buona Ciao, grazie a voi, serata. ciao, grazie. Ciao. Va bene, allora arriveranno molti tifosi veronesi in queste settimane. Io ho letto molti messaggi tra veronesi e bresciani, però io penso una cosa, cioè, lo trovo di uno squallore mandarsi messaggi o attraverso internet o attraverso le trasmissioni, ma questi chiaramente non fanno parte dei gruppi organizzati, sono quelli che magari sono un po' frustrati, stanno lì sul divano, vogliono dire la loro, ma non hanno il coraggio di farlo e succede in ogni situazione. Io lo trovo squallido. Arrivano anche noi i messaggi, non li leggiamo, cioè, quindi non sprecate neanche il tempo e i soldi a mandarli perché tanto non li leggiamo, perché lo trovo veramente assurdo e molto squallido. Vabbè, insomma, c'è questa partita attesa e speriamo bene. No, speriamo che lo stadio si riempia di bianco-blu, ecco, perché loro saranno in tanti. Sicuramente l'orario non aiuta, No. la giornata non aiuta, però in teoria la partita è attesa, quindi. Però, insomma, il Verona sta andando davvero a mille, perché il Verona sta andando proprio benissimo, però Brescia non è che sia proprio l'ultimo arrivato, anzi, come tifoseria loro stanno vivendo un momento davvero importante, loro hanno fatto la scelta della tessera del tifoso, ma l'hanno fatta con la ragione dei numeri, perché ci sono tifoserie che hanno fatto la tessera del tifoso, poi magari vanno in giro in 20, in 50. Loro l'hanno fatta, ma vanno in giro pure in tanti. C'è E da infatti dire si trovano questo. di fronte anche loro a problemi Certo. come le tifoserie senza tessera che decidono Esatto. di andare. Quindi i non tesserati hanno problemi, i Ma tesserati ti hanno hanno problemi, problemi e ci dicono che quindi. la tessera comunque ha risolto tutto, che va bene, però ha ragion veduta, insomma. Insomma, sabato cerchiamo di essere in tanti, venerdì scusate, venerdì cerchiamo di essere in tanti, di lapsus. Perché bisogna tenere alta la bandiera, ecco. Messaggi, Barbara. Volevo salutare i ragazzi della Fortitudo, ho avuto il piacere di conoscerli, sono grandi, come la loro mentalità. Per fortuna ci sono persone come loro, avanti Ultras. Grazie. Forza Brescia, Fabio. Ah no. Ciao Milva, complimenti Alex. Un'altra decisione impeccabile che obbligherà un sacco di famiglie a restarsene a casa. La colpa naturalmente sarà poi attribuita agli Ultras. Eh certo, ci penserà lo Tito poi a dire che è stata colpa nostra. Va bene, saluta Fabio che ti fa i complimenti. Ciao Fabio, grazie. Mi fermo, c'è l'ultimo blocco pubblicitario, 60 secondi e poi saremo ancora insieme. Restate con noi perché abbiamo ancora qualcosa da dire, fra poco. Mama, papa, mama, papa, mama.